siamo nella meravigliosa sala messa a disposizione dal comune di Anzio, Villa Sarsina. Questa è l'antica cappella della famiglia Aldobrandini, che era l'antica proprietaria di questa villa, restaurata in modo magnifico. E questa realtà che vedete è una realtà del 1875, cioè aggiornata al 1875 per via dei restauri fatti da Pietro Aldobrandini, che era poi in quel momento era il capo famiglia. La circostanza è, direi, estremamente importante e, tra virgolette, lieta, perché finalmente qui nel territorio di Anzio si mette in moto un meccanismo virtuoso che riguarda la logica, la filosofia e in qualche modo l'educazione alla donazione, al principio della donazione. Parliamo della forma più importante. Io sono il presidente del Comitato Fair Play, oltre che nazionale del CORI, oltre che direttore dell'Eco del Litorale. Io sono qui alla mia destra il presidente della Commissione Sanità e Ambiente, neo eletto del comune di Anzio. Ecco, io sono il presidente del Comitato Nazionale Italiano Fair Play. Beh, io dico sempre che il gesto massimo di fair play che può compiere una persona è quella di donare i propri organi. Naturalmente qualcuno lo riesce a fare anche in vita, in casi estremi, ma diciamo nella maniera meno, tra virgolette, meno dolorosa, perché quando non si è più clinicamente in vita questo avviene sicuramente senza dolore, ma con grande vantaggio del prossimo. Quindi massima espressione del fair play e dei valori etici quello di donare i propri organi. Però sappiamo che questo è un discorso che appartiene nell'immaginario collettivo, appartiene a quella che può essere un'impostazione puro meramente teorica. Poi bisogna passare però al pratico, e per passare al pratico noi abbiamo bisogno di personaggi come il dottor Fabio Ambrosini, che è il direttore del coordinamento aziendale per i trapianti della ASL Roma H, che opera sul territorio di Anzio, sugli ospedali riuniti, ma anche su tutto il resto del territorio di competenza della ASL Roma H, quindi in vari altri centri ospedalieri, che è qui con noi insieme con il dottor Oscar Gresta e la signora Mirella Mannozzi, che fanno parte dello staff fondamentale operativo di questa struttura. Prima di chiedere al professore, al dottor Ambrosini, qual è lo stato dell'arte, vorrei però fare una considerazione. Probabilmente se siamo qui oggi a parlare di questo è un po' come per il discorso del fair play, è perché c'è una carenza. Purtroppo c'è una carenza di cultura della donazione, così come c'è una carenza di cultura dell'educazione in generale e quindi del rispetto di se stessi e quindi del rispetto degli altri. E allora al dottor Ambrosini voglio chiedere qual è lo stato dell'arte, visto che stiamo promuovendo questa cosa presso il comune di Anzio naturalmente poi sentiremo il presidente Antonio Geracitano per quello che è l'aspetto tecnico di questa vicenda dal punto di vista dell'organizzazione del comune di Anzio. Ma dico, qual è lo stato dell'arte per quello che riuscite a fare adesso? Sì, innanzitutto ringrazio il presidente che ci ha dato questa opportunità di essere qui, di parlare di una cosa che chiaramente ci sta molto a cuore. Facciamo questo lavoro con passione, ma chiaramente uno dei compiti appunto del coordinamento è quello di promuovere cultura della donazione. La solidarietà non è solo una sigla che è presente nella Costituzione, ma è un sentimento che tutti noi cittadini dovremmo nutrire, e noi ci facciamo partire di chiedere solidarietà anche a quelle persone che sono in attesa di un trapianto, che è l'unica opzione in certe condizioni di salvare una vita. Ecco, sono circa 10.000 persone che in Italia in questo momento sono in attesa di un trapianto. Noi possiamo offrire l'opportunità di trapianto a un terzo di queste persone. Noi facciamo in Italia attualmente 3.000-3.500 trapianti l'anno, solo di organi, che non è poco.
è molto rispetto a una decina di anni fa, quando 15 anni fa. Quindi è un 30%. È un 30%. Le restanti persone che sono in attesa di un trapianto o non ce la faranno arrivare al trapianto, quindi a avere salva la vita, oppure dovranno continuare a vivere, parliamo ad esempio chi è in attesa di un trapianto di rene, attraverso mezzi che sono molto, molto pesanti anche dal punto di vista della qualità della vita, come l'emodialisi. Anche dei costi che supportano la collettività. Certamente, in questo momento ovviamente è un argomento più che attuale. Insomma. Assolutamente, sì. Sì. Quindi noi, ecco, per quanto ci compete, per quanto compete la nostra azienda, abbiamo avuto l'opportunità di avere dei buonissimi risultati. Abbiamo avuto soddisfazione anche per le donazioni che sono state fatte dai nostri concittadini. Ecco, ad Anzio è stata una delle città più generose, perché abbiamo iniziato il primo prelievo di organi che noi abbiamo fatto, molti organi, abbiamo fatto presso l'ospedale riuniti di Anzio, Anzio Nettuno. E uno dei reni che abbiamo... Quindi un trapianto multiorgani? Sì. Uno complesso, dei reni, diciamo. Esatto, uno dei reni che abbiamo prelevato da un donatore di Anzio è andato appunto a una persona che era in lista di attesa di Nettuno, che faceva attività di dialisi presso il nostro ospedale. Quindi è stata una cosa molto bella. Abbiamo fatto il primo prelievo di tessuto osteomuscolare al centro sud, qui ad Anzio, quindi insomma anche quella è stata una grossa soddisfazione. Abbiamo avuto opportunità di essere secondi di azienda nella regione Lazio per quanto riguardava il prelievo di corne, e la maggior parte delle cose sono state provenienti proprio da Anzio Nettuno. Senta, dottora Brosini, lei ha allargato l'orizzonte della possibilità di prelievi e quindi poi di donazioni a soggetti a rischio di organi o di tessuto. Qual è, insomma, in qualche modo, tanto per l'idea ai nostri telespettatori e ai nostri lettori, qual è la gamma, diciamo così, consolidata di prelievi e quindi per conseguenti donazioni e trapianti che la gente può capire, certo, è possibile realizzare attraverso la vostra attività? Diciamo, attraverso la donazione si possono venire incontro a esigenze di più persone, ovviamente abbiamo parlato. Un solo soggetto può donare anche di molti organi, quindi abbiamo avuto l'opportunità di prelevare reni, fegato e altri organi che sono andati a vantaggio di più persone, quindi a contattare più soggetti in attesa di un trapianto. E quindi questo ovviamente è importante, anche se visto che la mortalità riguarda sempre più persone non più giovanissime, almeno nelle nostre rianimazioni, abbiamo purtroppo delle limitazioni per quanto riguarda trapianto di cuore, trapianto di polmone. Quindi ovviamente non c'è. Cioè, alcuni organi hanno uno standard delimitato dall'età. Per fortuna, se lei pensa alla legge sulla cintura, alla legge sul casco, no? Questi hanno salvaguardato, grazie a Dio, molte persone giovani, e chiaramente, ovviamente, e quindi non abbiamo più tanti giovani nelle nostre animazioni, per questo per fortuna. E ovviamente però si possono fare anche trapianti in alcuni organi, ma anche nel polmone stesso, attualmente anche da vivente. Ad esempio un genitore può donare un polmone a un bambino, a un suo figlio. Quindi questo è un superamento. Alcune cose si stanno... Cosa io non so, io sapevo del rene, fegato, il polmone. Addirittura il polmone. Poi adesso ma un polmone intero o una parte? E il donatore poi rigenera una parte di questo? Il polmone non tanto, non fegato sì, assolutamente. Il fegato si rigenera. Fegato. Quindi ecco, questa è un'altra notizia. Certo, uno può donare, specialmente in caso di problemi in famiglia, quindi tra congiunti e consanguinei, può donare il fegato e con la prospettiva di recuperarne la piena funzione, perché il fegato è uno di quegli organi che si riproducono e tornano ad essere... Diciamo che non c'è nessun danno assolutamente nel danno. Sì, nel danno ricevente. Questa è una cosa, è un po' come il sangue, no? Che certo. Anche il sangue noi lo rigeneriamo tranquillamente. Sicuramente. E possiamo parlare del midollo, altre cose, no? Noi facciamo più che altro per quanto riguarda, non ci occupiamo del sangue, perché il sangue se ne occupa i colleghi trasfusionisti. Sì, no, io adesso dicevo, approfitto della vostra presenza per parlare più in generale di quella che è la filosofia della donazione. Perché è giusto che i nostri telespettatori, ascoltatori
lettori capiscano quanta ampia sia la gamma di opportunità e quanta sia ampia sia la gamma, diciamo, di altruismo possibile attraverso queste situazioni, insomma, sia da viventi a viventi, sia purtroppo da deceduti a viventi. Una cosa molto bella, ad esempio, è la donazione delle cellule staminali, che noi estrapoliamo dal sangue cordonale. Le donne che partoriscono non soltanto mettono alla luce un figlio, un bambino, ma possono salvare un altro bambino in qualsiasi altra parte del mondo, perché noi abbiamo mandato queste cellule staminali negli Stati Uniti, in Francia, in altri paesi. Con una logica di reciprocità, quindi noi possiamo, se diamo, riceviamo. Esatto, questo è molto importante, perché chiaramente, se non si ha un'idea di questo, giorni in cui poi però uno ha bisogno, magari trova difficoltà, non perché gli verrà negata la possibilità di ricevere in donazione un organo, ma perché non ce ne sarà la disponibilità, oppure arriverà tardi, come diceva prima, a risolvere un problema che purtroppo non c'è più.